voglio dirvi una cosa e ve ne voglio chiedere. Se io oggi ho il più grande onore che una persona che vive con la passione... ...sotto il centrodestra, che era una battaglia persa, che era una sfida impossibile. Ho visto che Salvini ha già cominciato a dividersi i ministeri con gli altri. Io voglio dire a Salvini, divida pure i ministeri, alla fine non saranno loro a vincere, non sarà quell'Italia conservatrice che vuole tornare indietro a vincere, sarà la nostra Italia, l'Italia democratica di progresso, progressista, europeista ed ecologista, che vuole cambiare la storia di questo Paese. Lo facciamo innanzitutto per i nostri giovani. La cosa più bella che io ho visto in questi giorni è quando ho visto i risultati di quella ricerca che ci dice che siamo tornati ad essere il primo partito tra i giovani e le giovani italiane. Questo è un risultato straordinario per noi. Nessun destino è già scritto e noi faremo vincere l'Italia democratica e progressista. Grazie, viva il Partito Democratico, viva l'Italia! Ciao a tutti, sì, cara Meloni. Abbiamo già le unioni civili, ma ci permettiamo di volere qualcosa di più, ad esempio il matrimonio ugualitario. Perché come tu sei libera di scegliere di non sposarti, ci sono persone che non sono libere di scegliere di sposarsi. E vogliamo di più con una legge contro l'odio. Vogliamo anche che le persone non siano discriminate o picchiate per la strada come quelle due ragazze di Sperlonga solo per essersi scambiate un'effusione. I 17 giorni più importanti di questa campagna elettorale. Sappiamo ovviamente che i sondaggi in questo momento ci danno sfavoriti, detto ciò è anche vero che nelle ultime elezioni i sondaggi molto spesso hanno sbagliato, noi facciamo questa battaglia fino alla fine, fino al 25 settembre, poi vedremo come andrà e decideranno gli elettori, che ci sono tanti ancora elettori che sono indecisi e che possono fare la differenza. Sta lacrimando. Un fattore positivo, io credo che Giorgia Meloni imponga la sua idea e questo non è corretto, perché ci sono tantissime persone che non chiedono nulla, non tolgono nulla e io credo che privarle dei diritti che una donna eterosessuale cristiana non sia la cosa giusta.